Partiamo dagli ultimi istanti, un'altra parata che vale punti. Diciamo che è stata una buona parata, ma sono contento per la prestazione della squadra perché è vero, era una partita dove potevamo vincerla, ma per come si è messa a metà del secondo tempo è una partita anche che puoi perdere. Quindi siamo stati bravi a gestirla quando c'era da spingere a spingere e quando c'era da difendere a difendere. È stata una partita forse dove ha prevalso anche un po' la paura di perderla per riaprire i giochi salvezze. Anche il Frosinone non ha fatto tantissimo per vincerla. Sì, diciamo che noi se guardiamo la classifica siamo meglio di loro perché siamo in una posizione nettamente migliore, essendo a 8 punti da loro e 8 punti dall'Empoli. Quindi se c'era una squadra che doveva spingere doveva essere loro. Noi abbiamo fatto la nostra solita partita, primo tempo eravamo alla pari, secondo tempo abbiamo iniziato benissimo, poi c'è stata l'espulsione e diciamo siamo indietreggiati e siamo ripartiti in contropiede quando c'era da ripartire. Un discorso che ti riguarda un po' meno, però sono tre partite che non fate gol. No, non è un problema. Il problema è i 3 gol presi con l'Atalanta, i 2 con la Lazio. Finché non fai gol, ma non ne prendi nemmeno, va bene. Quando prendi 3 gol e non ne fai, diventa un problema. Truco? Muovere la classifica era importante anche alla luce di quello che diceva Diciamo prima il che collega. veniamo da 2 sconfitte di seguito, però avendo fatto punto all'inizio, stiamo ancora in una buona classifica. Questo punto è importantissimo secondo me. Perché, ripeto, era una partita da non perdere soprattutto. Ci siamo riusciti, siamo contenti e dobbiamo guardare da domani il Torino, che sarà una partita ancora complicatissima. Paradossalmente avete anche sofferto di meno, a parte comunque quei 5 minuti quando eravate in 10, perché poi con il cambio di Bastoni vi ha dato anche un po' più di sicurezza e protezione. Sì, non abbiamo sofferto tantissimo perché, ripeto, è una partita equilibrata, non è la solita partita che giochi contro la Juve o il Napoli che resti in 10 e ti schiacciano. Invece è una partita dove siamo stati corti, attenti, non abbiamo sofferto nulla, quel poco che c'era da soffrire perché quando giochi in 10 c'è da soffrire, però siamo contenti del risultato. L'ultima per me, quella parata poi salva risultato, come l'hai vista? Cosa hai pensato? Cioè, c'è poco da pensare. No, bravo, non c'era da pensare, c'era da pensare al calcio d'angolo che magari fa una parata al 90esimo, pigli gol sul calcio d'angolo e nessuno se la ricorda. Invece doveva finire la partita, è finita e siamo contentissimi. Ricordando anche il miracolo sulla Gumi nello scadere, ti stai un po' abbonando alle parate salva risultato proprio in extremis. No, 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 diciamo sono parate da fare. Sono contentissimo per me, sono contentissimo per la squadra, perché lì ci ha portato 3 punti, qui ci porta un punto importantissimo e va bene per la squadra.